Sommersione è il titolo del libro che stiamo per attraversare. Qui l'attraversamento è una parola che a noi piace molto. Attraversare è un attraversare molto particolare, in maniera molto forte. È la storia che stiamo per raccontarvi, seppure nella brevità della nostra conversazione, la storia che racconteremo agli ascoltatori, prossimi lettori di questo romanzo che si intitola Sommersione, pubblicato da Fazzi e scritto da Sandro Frizziero. Buongiorno Sandro Frizziero. Buongiorno a lei, agli ascoltatori, e grazie per l'invito. Eccoci qua, insieme nel posto delle parole per operare questa sommersione, ed è molto complessa questa sommersione. Devo dire che l'immagine di copertina, Sandro Frizziero, mi ha portato a un'altra sommersione, a una forma anche più leggera. Non dico che è un'immagine sbagliata, tutt'altro, però man mano che si procede nel romanzo questa immagine di copertina acquista un altro significato. Ce la può far vedere con parole sue, Sandro Frizziero? Diciamo che la copertina è una copertina molto semplice, essenziale. Sfondo bianco nel puro stile Fazzi. Sì, diciamo che Fazzi fa delle copertine anche molto più colorate, molto più dai toni molto più accesi, sì. Però ecco, c'è sempre la filosofia dell'essenzialità sotto, questo certamente. E quindi sfondo bianco su cui si staglia l'immagine riflessa di una piccola barca, di una barchetta, senza nessuno che la governi, peraltro. Senza che nessuno la governi, questo è un'affermazione da sottolineare, perché è importante questo particolare. Come forse nessuno poteva governare, andando indietro nel tempo, Sandro Frizziero, al suo romanzo precedente, no? Confessioni di un NEET, se ricordo bene, sì, Confessioni di un NEET, sì. E tra l'altro è stato anche finalista al premio John Fante lo scorso anno, ecco. Anche lì c'era una situazione un po' simile, no? Anche se questa storia sommersione è ben altra storia, ma c'è un legame fra le due storie. Certamente sì, c'è un personaggio, diciamo, principale di entrambi i romanzi. È un personaggio nichilista, disilluso, misantropo nel profondo. E quindi sono due personaggi che rifiutano il mondo che li circonda, la società che li circonda, e anche le costruzioni ideologiche, sociali che questo implica. Ovviamente reagiscono in maniera differente. Il giovane protagonista del mio primo libro aveva un atteggiamento per certi versi più combattivo, e aveva trovato una sua ricetta per resistere a questo mondo, alla realtà che non gli piaceva. Invece il vecchio pescatore di sommersione, arrivato, come dire, alla fine della sua vita, perché ormai ha circa un'ottantina d'anni, insomma, è quasi che subisse il colpo di coda della realtà che ha vissuto nel corso della sua vita. Quindi l'atteggiamento può essere simile, ma poi alla fine sono due personaggi che si muovono in una condizione diversa, completamente diversa. Uno è giovane, quindi in qualche modo, e l'altro subisce quello che ha vissuto e quello che ha anche provocato. Sì, però questo vecchio, che adesso cominciamo a scoprire, è un vecchio in sostanza che, possiamo dire, ha vissuto male la sua vita, e quindi c'è questa colpa anche che lo attraversa. Sì, allora sicuramente il personaggio principale del libro, questo vecchio pescatore che non ha nome peraltro, no, rappresenta un po' una sorta di signor Hyde senza il dottor Jekyll a fargli da spalla, diciamo. Quindi rappresenta il male assoluto.
che poi si sostanzia anche in realtà in delle manifestazioni piuttosto banali di male, che possono essere il chiacchiericcio dell'osteria, il giudizio così un po' semplicistico sull'operato del sindaco o la maldicenza su quella o quell'altra persona. Il fatto però è un personaggio che rappresenta appunto il male, quindi anche un po' il fascino per il male, in quanto però permette anche di smascherare luoghi comuni, le convenzioni sociali, il linguaggio politicamente corretto. Insomma, il male di questo personaggio lo vedo un po' anche come qualcosa in grado di smascherare l'artificiosità di una certa rappresentazione della realtà. È un personaggio che ha vissuto male e che ne ha pagato poi le conseguenze. Ecco, però una cosa ci tengo a dire fin da subito, che il lettore ideale, quello che ho in mente, non dovrebbe avere un atteggiamento troppo giudicante nei confronti di questo personaggio, perché è facile, ecco, condannarlo, crocifiggerlo immediatamente, ma bensì capire un po' anche il contesto in cui può essere nato, può essere cresciuto un personaggio del genere. E certo, perché dobbiamo comprenderlo questo personaggio. Tutto subito è difficile entrare in sintonia con il suo sguardo, con le sue idee, e poi pagina dopo pagina questo si raggiunge anche una certa intimità con questo vecchio burbero pieno di rancore, no? Sembra quasi uno Scrooge, esatto. Chi è forse ancora peggio di uno Scrooge, però una sua bontà d'animo, ha qualche cosa che luccica negli occhi che necessariamente i lettori devono riuscire a comprenderlo, e diceva bene Sandro Frizziero, senza giudicare. Lei si inganna, amico, il battello fila a buona andatura, ma lo Zuiarzé è un mare morto, o quasi, con le sue rive piatte, sperdute nella nebbia, non si sa dove cominci né dove finisca, quindi procediamo senza riferimenti, non possiamo calcolare la nostra velocità, andiamo avanti e nulla cambia. Non è un navigare, è un sogno. Da Albert Camus, La caduta. Ecco, andiamo avanti e nulla cambia. Quest'uomo che è andato avanti per tanti anni, diceva poco fa Sandro Frizziero, ha più o meno 80 anni, e che cosa è cambiato nel suo andare avanti? È forse stato sulla sua barca a navigare, a fare le sue sommersioni? Ed è stato veramente un sogno tutto questo? Allora, diciamo che la citazione di Camus deve anche un po' aiutare il lettore a entrare un po' nel libro, che insomma ragiona un po' anche sulla solidità del vivere, prova ad allargare la prospettiva non solo al personaggio, ma a una condizione umana generale, un senso di disfacimento che riguarda un po' tutti, e sebbene non tutti siamo così, così cattivi, così malvagi, però questo senso di colpa perenne che vive protagonista è poi una sorta di peccato originale che ci accomuna tutti da questo punto di vista. E il viaggio del protagonista potrebbe essere proprio un viaggio dentro all'origine di questo senso di colpa, e quasi che poi gli eventi della sua vita, quelli che lui stesso ha provocato, ma anche quelli che insomma ha subito, primo tra tutti la perdita della moglie in seguito a una malattia, in qualche modo abbiano avuto una funzione catartica, di liberazione, se non altro la funzione di fargli toccare con mano l'origine di questo senso di angoscia e di disperazione che vive, e che insomma consiste soprattutto nell'osservare la realtà, il mondo, senza mediazioni, cioè senza riferimenti ideali o trascendenti, senza un credo religioso,
senza nulla che possa in realtà andare a, a in qualche modo addolcire, forse mi verrebbe da dire, la, la visione della realtà. Lui, pur essendo un personaggio malvagio, non è privo di una sua grandezza, che è quella appunto di riuscire a guardare le cose, la realtà, così com'è. Per questo poi i suoi discorsi, i suoi ragionamenti che vengono rappresentati da, da, dal narratore spesso ci danno fastidio, sono urticanti, non ci muovono a simpatia, ma appunto nelle pieghe di questa mente cattiva si nasconde anche la realtà dei fatti, che è quella del, del dolore, della sofferenza, insomma della miseria umana, delle sue tante manifestazioni. E della miseria e delle sofferenze che provoca anche alla donna che vive con lui, no? Nemmeno capace, certo, di sbucciare le mele, anzi non le sbucciava come voleva lui. Certo. Quello con la, la, la moglie è un rapporto, è un rapporto particolare, nel senso che io nella mia testa penso che il protagonista del, del libro, se interrogato a proposito, avrebbe detto che insomma lui amava sinceramente la moglie, ma di quale amore stiamo parlando? Ovviamente di un amore che è possesso, che è violenza, che è bruttura, perché con la parola amore, ecco, si indicano in realtà tante sfaccettature di un rapporto che può essere anche un rapporto malato, malvagio, insomma lo sappiamo bene, e quindi sostanzialmente il rapporto di amore con la moglie è un rapporto di amore che si basa su, su, su qualcosa di assolutamente perverso, che è questa volontà di dominio. Però d'altra nonostante parte, questo, moglie... mi scusi se la interrompo, Sandro Pizzer, però nonostante questo la moglie Cinzia è stata forse l'unica che è riuscita a creare per così dire una ferita positiva nei confronti, esatto, del suo uomo, ha smosso qualche cosa, quella pietra è riuscita a inciderla in qualche modo. Esatto, è proprio qui che come dire volevo arrivare, perché questo rapporto, tra l'altro, lei ha, come, come spesso purtroppo avviene, aveva perfettamente interiorizzato la, la mentalità e il suo ruolo, diciamo, subalterno rispetto, a, rispetto al marito, e quindi aveva un modo di reagire alle violenze poi del tutto particolare, e quindi non poi difficilmente si tramutava in una vera e propria protesta. Detto ciò, appunto, lei è l'unica ad aver scalfito la, la, la corazza di cattiveria e di, e di, e come dire, anche di disinteresse che questo uomo aveva, e non a caso la sua morte, appunto, come dicevo prima, rappresenta forse l'inizio della resa dei conti. È l'unico essere umano che in qualche modo gli manchi, e che quindi gli provochi qualche ferita, come diceva giustamente lei, benefica da questo punto di vista. C'è una scena nel romanzo dove il protagonista si trova a piangere sulla tomba della moglie, e quello lo vedo come un momento importante, no? Appunto di liberazione da una parte, e di una liberazione che però è, come dire, porta altra sofferenza, perché poi costringe il protagonista a come dire, ancora una volta a confrontarci con la dura realtà. E questo protagonista, quest'uomo, lasciato solo, la moglie gli è morta, la figlia chissà dov'è, rimane solo su quest'isola. Ma il fatto stesso che Sandro Frizziero ci racconti di quest'uomo solo su un'isola è anche una metafora del suo vivere, lui solo su un'isola, e vediamo in quest'uomo, e diverse volte ho avuto questa impressione, no? Diverse volte, soprattutto quando Sandro Frizziero ci racconta di lui più che degli altri, del prete, dei vecchi al bar e così via, quando racconta di quest'uomo, spero di non esagerare, io ho intravisto persino una presenza biblica di quest'uomo.
Diciamo che allora, per quanto riguarda l'isola, è chiaramente ha un forte valore metaforico. Si tratta di un'isola che viene sommersa due volte al giorno dalle maree, è un'isola destinata allo sprofondamento definitivo, perché insomma lo sanno gli abitanti, lo sanno un po' tutti, l'innalzamento del livello del mare la condanna a una fine certa, ed è un'isola che appunto esiste in via provvisoria, quindi in deroga alle leggi dell'universo, come ho scritto. E a questa natura, come dire, corrisponde la natura interna dei personaggi che affollano l'isola, che sono altrettanto provvisori, sono altrettanto destinati ad una fine, una fine che è insomma certa, una fine di tra l'altro che implica sofferenza e dolore. E il protagonista in questo sostanzialmente c'è proprio un dialogo, quindi tra il pescatore e la sua casa, la sua isola, e in questo dialogo certo ci può essere un rapporto quasi mi verrebbe da dire quasi simbiotico con ciò che lo circonda, e perché no, uno potrebbe anche intravederci un qualche tipo di riferimento trascendente. Ecco, il personaggio del pescatore è un gran bestemmiatore, è un anticristo, è un mangiapreti, insomma, però ha questa pulsione, no, a raggiungere in qualche modo un'entità superiore, non saprei neanche come dire, qualcosa che lo potesse aiutare a mettere in fila, no, le cose della sua vita. Poi in realtà lui è un eroe della materialità, cioè tutto si spegne nella realtà più materiale. Però questo rimprovero continuo che lui fa a Dio, delle cose che gli sono capitate, sia del posto in cui si è trovato a vivere, ecco, forse è anche una domanda, una richiesta che viene fatta, un bisogno che lui ha di confrontarsi probabilmente con la dimensione divina. Sandro Frizzero, lei ce l'ha il libro portato. Non so se lei è d'accordo. Cioè, ma al di là dell'essere d'accordo, mi è venuto in mente anche Josef Rakovler, no? Spero di pronunciare bene, che bestemmiava fortemente contro Dio, ma nonostante questo c'era un contatto con la spiritualità in senso largo. Lei ce l'ha il libro portato di mano? Sì. Ecco, sì. Vuole farci ascoltare un passo, Sandro Frizzero? Sì, un passo che riguarda l'odio. E l'odio è come viene anche visto, diciamo così, dalle persone, dagli abitanti di quest'isola. Comincio a leggere. Il prete della Madonna dell'Apparizione, Don Antonio, lo odi, come i suoi vecchi inutili come te sanno odiare. I giovani illusi amano, i vecchi inutili odiano. Anche se questo non si può ammettere pubblicamente, perché l'amore, si sa, gode di un'ottima reputazione tra gli uomini, sebbene molto spesso nasconda soltanto la naturale necessità di prosecuzione della specie e a ben guardare non abbia portato grandi vantaggi all'umanità. Dell'odio invece non si parla, non è oggetto di cantoni e poesie, meglio censurarlo perché non è degno l'odio della pubblica attenzione, ma questo sentimento agisce molto più spesso e più profondamente dell'amore, perché è ben comune che l'innamoramento passi e che l'odio invece resti e consumi le persone in modo eccezionale. Che consumi le persone in modo eccezionale, ciò che fa l'odio, ciò che fa il rancore. Sandro Frizzero, in questi giorni non possiamo fare le conversazioni senza portare la conversazione stessa e ogni volta, ogni libro, a sentire il respiro attuale. In che modo sommersione può attraversare questo tempo sospeso? Diciamo che sommersione lo attraversa
diciamo così, di per sé. È un libro che è uscito in libreria il 12 marzo, il giorno in cui le librerie sono state chiuse, e né un giorno prima né il giorno dopo. E questo, insomma, assume ai miei occhi una valenza simbolica non da poco, no? Quasi che il libro stesso sia stato sommerso dagli eventi che poi, insomma, ci stanno condizionando a chi più a chi meno la vita. E mentre scrivevo questo libro, io pensavo a una chiave di lettura, diciamo, più attuale, quella per esempio della violenza dell'uomo sulla natura, dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento del livello del mare, tutte cose attuali che sentiamo anch'esse nella loro come dire, importanza, anche nella loro, mi verrebbe da dire, contingenza, nel senso che cominciamo a percepirle come reali pericoli. Oggi l'isola mi sembra quasi possa descrivere le situazioni in cui ci tocca vivere, no? Tutti quanti un po' più isolati di quanto vorremmo, e questo tempo forse ci può mettere anche a contatto con delle parti di noi che non ci piacciono o con una realtà che ci spaventa, ci fa paura. D'altronde basta accendere un notiziario TV per trovarci di fronte a un mondo che fatichiamo a riconoscere e che ci spaventa molto per noi, per i nostri cari, per il nostro paese. E quindi, mio malgrado, l'isola del vecchio pescatore è diventata si è allargata all'intero paese, diciamo, da un certo punto di vista. Io mi auguro che, a differenza del vecchio pescatore, ovviamente da questa sommersione riusciremo ad emergere forse anche migliori di prima, ma in questo senso ho poche speranze. Mi accontenterei di riuscire a riemergere quanto prima, e magari, insomma, che possa riemergere anche il libro con noi, ecco, se posso dire. Prima di salutarci, Sandro Frizziero, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, sono tanti i libri che mi fanno compagnia in questi giorni. Io le posso citare uno degli ultimi che ho riletto e che io reputo un capolavoro assoluto. Si tratta di Libera Nossa Mano di Luigi Meneghello. Luigi Meneghello, che bella citazione. È un assoluto un capolavoro di questo autore vicentino. È proprio originario di Malo, e lui tocca con le ultime parole della preghiera, no? Liberaci dal male, libera nostra Malo, sapendo che Malo è anche il suo paese di origine, ecco, si chiama proprio così. Ed è, insomma, un libro che ho riletto parecchie volte, e ogni volta, insomma, ci trovo nella descrizione di questa provincia veneta, che già negli anni 60, quando è stato scritto, praticamente era già tramontata, soffocata dal boom economico, dallo sviluppo industriale, eccetera. Io ci trovo sempre un occhio ricco, nutriente sulla realtà anche che stiamo vivendo ai giorni nostri. Grazie davvero Sandro Frizziero per il tempo che ci ha dedicato, partendo dal suo romanzo intitolato Sommersione, e poi abbiamo aperto lo sguardo verso quella realtà che ci circonda nel mondo di oggi, poi anche con il ricordo di quella straordinaria figura di Luigi Meneghello, con quel capolavoro romanzo rurale intitolato Libera Nossa Malo. Grazie, buona giornata. Io ringrazio lei e mi ha fatto piacere la chiacchierata. Buona giornata, grazie ancora Sandro Frizziero. Grazie.